Buongiorno, oggi un video un po' di riscaldamento perché ci sono un po' di cose, ma ho fatto poca fatica perché ho preso un'intervista che mi è stata fatta all'interno della scuola di sapienza finanziaria della quale sono socio dal 2017. Questa intervista era all'interno di un format che si chiamava Buongiorno da Sapienza Finanziaria ed era all'interno di una membership che si chiamava Insider Club. Oggi questa membership non c'è più perché si è trasformata in un'altra che si chiama Summus. Adesso non ti sto qua a dire cosa c'è in Summus, cosa facciamo in questa membership, ma ti prometto che farò un video ad hoc. In ogni caso metto qui nelle descrizioni il link per capire di più cos'è Summus. Vedrai un video molto bello che è un webinar che abbiamo fatto un po' di tempo fa, che ha fatto Giulio Pasquini e Ezio Angelozzi, che ti spiegano perfettamente cos'è Summus, quali contenuti ti dà, quali opportunità ti dà, e veramente è una cosa che amplieremo sempre di più. Insomma, oggi posso rendere pubblica questa intervista perché si è svincolata dalla vecchia membership ed è un'intervista che mi ha fatto Gianmauro Belotti. Gianmauro Belotti è un trader e un coach di sapienza finanziaria. Anzi, Gian è stato il primo studente della scuola di sapienza finanziaria, quando i corsi li faceva solo Giulio Pasquini. Gian è stato bravissimo, ha imparato subito ad operare e per questa sua attitudine, anche la formazione, è stato subito assunto da Giulio per aiutarlo a condurre i corsi successivi in qualità di coach nel trading pratico. E quindi lui segue e ha seguito da sempre tutti gli studenti nella loro operatività, assieme dopo negli anni anche altri coach. Gian è stato il mio primo insegnante coach riguardo il trading, perché anch'io ho fatto un corso con Sapienza Finanziaria che si chiamava Sapienza Forex. Era un corso durissimo, durava 6 mesi e mi ricordo che ci si trovava 2 volte alla settimana all'1:30 e quindi subito dopo pranzo, e mi ricordo che Gian partiva, esordiva dicendo: dai, adesso beviamo il nostro cafferino. Sentivi proprio il drin drin della tazzina, beveva il cafferino e dopo si entrava e si andava subito a analizzare i mercati e incominciare a imparare a fare operazioni. Questa tradizione è rimasta ancora oggi, nel senso che non si fanno più le coaching all'1:30, ma si fanno alle 9 di sera, quindi c'è il cafferino delle 9, e per il mio gruppo, che è quello del treno automatico, oltre al cafferino che c'è o non c'è, ma soprattutto c'è la birretta a fine coaching, perché chiaramente dopo lo studio e dopo l'operatività bisogna anche un po' rifocillarsi, insomma, e premiarsi dello sforzo che è stato fatto. Insomma, Gian oggi è un trader professionista, chiaramente coach della scuola di formazione Sapienza Finanziaria, e oltre a fare questo segue le sue baite in montagna e quindi lo vedi ogni tanto lì a tirare sul fieno, a tagliare la legna, a sistemare queste baite, e ogni tanto ci andiamo veramente in un posto meraviglioso. L'intervista è super interessante perché proprio andiamo a parlare, a sviscerare qual è la differenza di approccio tra il trading manuale e il trading automatico. Visto che la quasi totalità dei trader al mondo sono trader manuali, ci sembrava utile descrivere questa differenza perché c'è un approccio veramente parallelo tra le due operatività. Parleremo anche di tanti altri aspetti del trading automatico. E non mi resta che far partire il video. Ogni tanto farò qualche appunto, qualche accenno, qualche breve commento su certi aspetti, insomma, che vengono appunto analizzati lì nel video, e ti lascio in compagnia con Gian e me, Andrea Mazzucato, di qualche tempo fa. Ricordati che se vuoi saperne di più sul trading automatico e su questo canale, non devi fare altro che schiacciare mi piace, il like e iscriverti al canale, in modo che così riceverai le notifiche e mi aiuterai a far diffondere nel miglior modo possibile questo canale. Dai, ci vediamo nell'intervista. A dopo, ciao ciao. Buongiorno. Andrea Mazzucato, ragazzi, veramente un grandissimo piacere averlo qua. Andrea, lasciami dire questa cosa. Sto immaginando il tormento che tu avrai dentro di te nel sentire me parlare di queste cose in questo modo, tu che sei socio e responsabile per quello che riguarda tutta l'area del trading automatico, della sapienza finanziaria, ma permettimi di dire, soprattutto per quello che riguarda me, un grandissimo trader, ragazzi, per questo fa parte del gruppo della Trader Elite, non solo, ma addirittura
dell'investment group della Sapienza Finanziaria. Quindi stiamo davvero parlando di un leader assoluto nella sua attività, la creme della creme per quello che riguarda la Sapienza Finanziaria. Quindi bene Andrea, tutte le tue cose, socio, responsabile, eccetera, ma a me piace considerarti veramente un grandissimo trader. E quindi ti dicevo, e dicevo anche ai nostri amici che sono qua, immagino Andrea cosa vuoi, cosa pensa lui, no, di questo approccio discrezionale, lui che invece ha imparato a vedere il mondo del trading da tutt'altra angolazione. Che dice Andrea? Ma infatti ti stavo ascoltando un attimo finché stavo facendo due cosettine, cosa sta dicendo questo? Gli impulsi, va giù, va su, il rilancio, la divergenza di continuazione, detto una cosa, no, di divergenza di qualcos'altro. Vabbè, cioè, non è per quanto mi riguarda, non è così. Oh, oddio, cioè, non è che, allora, aspetta, chiaramente si scherza, ma un fondo di verità c'è, perché comunque... come ben detto Gian Mauro, l'approccio del trader automatico è molto diverso dall'approccio del trader manuale, cioè quello che fa l'analisi di mercato, fa l'analisi tecnica, fa l'analisi fondamentale, noi siamo, fa l'analisi ciclica, dove noi, a parte quella fondamentale, ma ci stiamo entrando un po' dentro, stiamo riuscendo, anche se magari una volta eravamo un pochettino fuori dall'analisi fondamentale, ci stiamo entrando perché condivido. Scoperto delle metodologie e delle informazioni che possono essere messe insieme anche con l'analisi tecnica. Ma comunque, oltre a questo, cioè, effettivamente sono delle competenze che comunque un trader deve avere, okay? Che sia automatico, discrezionale, che sia qualsiasi cosa, deve avere quantomeno i principi di base. Questo qua è fuori discussione. Dopo tutte le precisazioni, gli approfondimenti magari nel trading automatico si possono un po' lasciare, perché comunque si va a specializzarsi dopo su quello che è l'analisi algoritmica del trading system. Adesso ho detto 7-8 parole che magari non si capiscono. adesso non so... Queste sono le prime due, no, che stai facendo. E quindi, assolutamente sì, Andrea. Sì, la prima ieri con Pasquini e oggi tocca a te, sì, la seconda. Saranno tutti i nostri amici che magari avranno un po' di base, ma comunque bisogna parlare anche per chi non sa assolutamente niente. E stava vedendo qua questi due che stanno parlando di trading. Okay, quindi ho detto già quattro parole probabilmente incomprensibili. Comunque sì, il fatto è che comunque per fare una cosa bisogna specializzarsi, questa è la cosa principale. Che sia anche fare il falegname, bisogna specializzarsi, perché un mobile, vedo anche lì, Gian Mauro ha anche addirittura un quadro che sta facendo a mano, e se lo sta facendo fare da un artista, cioè non riesce a farlo Gian Mauro, anche se magari due disegnini di due cose, una faccina riesce a farla, ma per fare quel quadro là che... credo di aver capito che verrà, lo vedremo esatto, nel tempo nascere assieme, comunque un artista che lo sta facendo, quindi una persona che ha studiato, sono 10 anni che si dedica a queste cose, e per fare un'opera, e comunque ogni lavoro è un'opera, ogni attività è un'opera, e se portata ai massimi livelli diventa anche un'opera d'arte, quindi... Noi dobbiamo diventare, anche fare trading diventa l'essere l'artista, e passatemi il termine artista, ma artista come una persona estremamente specializzata, ma soprattutto estremamente appassionata di quello che sta facendo. Questa definizione di trader mi sembra veramente ad hoc, ma e se vogliamo anche profonda. Il trader è come un artista che attraverso la sua passione e la sua specializzazione porta ai massimi livelli la sua opera. E questo, secondo me, è il trader. Quindi da una parte passione e dalla parte specializzazione. E questo vale sia per il trading automatico, sia per il trading manuale, ma vale per tutto. Sì, no, infatti. E dicevo, no, in sede della tua presentazione, proprio quindi un approccio assolutamente all'opposto, no? Noi sì, che andiamo a lavorare sui grafici e da lì raccogliamo informazioni
per poi sviluppare determinate strategie, dare il via a tutta l'ottimizzazione delle stesse e quant'altro. Tu con il tuo gruppo di lavoro invece avete sviluppato un approccio alla raccolta di informazioni, quindi alla creazione di strategie da mettere a mercato, totalmente diverso, assolutamente, che anzi addirittura negli anni ha subito diverse variazioni fino a toccare quello che secondo me oggi è proprio il punto massimo, l'apice di quello che dovrebbe essere un approccio di quel tipo al trading. Sì, effettivamente era già, vedo che un pochettino una volta anche te stai entrando nella mia, perché già l'anno scorso non saresti riuscito a dire queste cose. Sì. Dovete sapere. Ma mentre lo dico, mentre lo dico sento qualcosa che mi rode dentro, però sì. Però okay. Sì, sa, ci si evolve, no? Certo, siamo certo. Qua per cercare l'eccellenza nelle cose, sì. Quindi... Adesso scoprirai il passaggio tra l'approccio manuale al trading automatico e l'approccio evoluzionistico. Tutto questo è supportato da un software che usa algoritmi specifici. Insomma, l'intelligenza artificiale ormai è entrata con gamba tesa anche nel trading automatico. Sì, sì, l'approccio, sì, effettivamente abbiamo sviluppato due tipi di approcci al trading automatico. Diciamo che inizialmente era un approccio, tra virgolette, più tradizionale, quindi veramente quello che era un po' come facevano e stanno facendo il 99% dei trader automatici, che comunque ti assicuro, tu che stai ascoltando, sono pochissimi, strapochi, cioè tipo IT Forum, che è il più grosso convegno del trading e dei trader, ce n'erano due, io e un'altra persona, ok? Su tutte le persone che hanno parlato, quindi su decine, centinaia che erano lì presenti. Quindi figurati il trading automatico, che tipo di specializzazione di settore è, molto, molto di nicchia, ma che comunque sta esplodendo tantissimo. Perché comunque l'approccio tradizionale è quello un po' che si avvicina a quello che sta facendo Gianmauro, quindi quello di analizzare i mercati. Adesso non così nel troppo specifico, ma comunque devi vedere dei movimenti ripetitivi nel mercato, dove tu, dopo attraverso delle regole particolari, riesci a creare appunto una regola dove quando il prezzo fa così entra, e entra sempre. Questo, il bello è che quando l'hai programmato bene, lui lo metti dentro la piattaforma e sta lì 24 ore al giorno, non serve più che stai là davanti al computer ad aspettare che arrivi il segnale, a fare 100.000 analisi. Lui fa quello che gli dici di fare e va via 24 ore al giorno. Questo approccio è l'approccio appunto, diciamo, tradizionale. Soltanto che, siccome io sono una persona molto pigra e non piace fare queste cose, abbiamo cercato con Sapienza Finanziaria anche delle altre situazioni, e quindi è venuta ormai da sempre, perché da quando ho iniziato, per cui dal 2014, abbiamo iniziato a collaborare con questa azienda che si chiama Strategy Quant, che è un'azienda della Repubblica Ceca, che già all'epoca stava elaborando un software che attraverso l'evoluzione genetica riusciva a generare strategie in maniera automatica. Quindi, cioè, non era la persona, non era il trader che doveva analizzare i mercati, doveva andare in cerca dei segnali di trading per dopo metterli all'interno di un expert advisor, che questi sono programmini che devono essere programmati con tutti i codici. Niente di tutto questo, c'è un software che a livello appunto di intelligenza artificiale riesce, non va ad analizzare il mercato, però mette insieme un sacco di regole, diciamo messa così a caso, ma lo fa talmente veloce che fa miliardi di strategie all'ora. Quindi da questa quantità enorme di strategie, dopo attraverso dei sistemi sempre automatici di selezione, riusciamo a distillare le strategie che sono quelle che dopo andiamo a mettere a mercato. Quindi addirittura un cyborg che crea per te, per noi, quelle che sono le potenziali opportunità, ci fa vedere le potenziali opportunità del mercato. Non siamo neanche noi che trasformiamo un'idea in codice macchina, ma è la macchina stessa che produce per te, si autogenera praticamente queste strategie. Incredibile. Esatto, tu pensa al 2014-2020 l'evoluzione che può aver avuto questo software, dove ci sono 6 ingegneri che costantemente ci stanno lavorando, quindi ha avuto veramente
degli sviluppi enormi. Diciamo che lo sviluppo del software al giorno d'oggi io ritengo sia il più potente che c'è nel mercato. Ce ne sono anche altri, chiaramente, ma Strategy Quant X è il più potente, ma soprattutto, oltre che il più potente, è quello che è il lavoro che abbiamo fatto dopo io con gli altri trader della questa software house. Adesso cito Zdenek Zanka in primis, che è responsabile tecnico della formazione di Strategy Quant, dove abbiamo messo insieme le forze, io, Riccardo Fonasiero, dopo successivamente Lucilla Tomasini e Zdenek Zanka, dopo c'è Cormel Mazzur, insomma ci sono altri trader che lavorano là, ci siamo messi insieme e abbiamo creato il protocollo per cui il processo di selezione di queste strategie, perché Strategy Quant sputa a manetta, diciamolo così, però da questo enorme calderone di strategie dobbiamo andare a vedere quelle che veramente sono robuste. Adesso specifico cos'è la robustezza. La robustezza è la capacità della strategia di sopravvivere nei mercati futuri. Okay. Quindi ci interessa relativamente che faccia performance pazzesche. A noi chiaramente la prima cosa ci interessa che non perda e soprattutto che possa resistere non perdendo nei mercati futuri. Dopo che faccia lo 0,1, 1, 2, 3, 5 è relativo, perché dopo quello riesce a controllare. Ecco qui adesso andrai a vedere qual è l'importanza del money management all'interno della gestione delle strategie di trading automatico. Ma dobbiamo assolutamente controllare, questo è uno dei principi fondamentali che noi nel trading automatico abbiamo, è che devi controllare le perdite. Quando riesci a controllare, e anche nel trading tradizionale, discrezionale, quando riesci a controllare le perdite e sai perfettamente quanto perdi, dove perdi e perché perdi, e qual è il tuo limite di perdita, da lì dopo si può sviluppare tutto quello che è la fase di guadagno. Quindi, assolutamente sì, perché possiamo avere approcci diversi, no Andrea, ma esatto. La gestione finanziaria della nostra attività, lo dico a beneficio di chiunque ci sta ascoltando, è uno dei tre pilastri sui quali si regge un'attività, e quindi indipendentemente dal fatto che tu decida di andare sull'Everest o sul Monte Bianco o sulla collina di casa tua, se non hai delle basi che uniscono questa capacità di andarci su queste montagne, tu su questa montagna non ci arriverai mai. Quindi la gestione del rischio è veramente la cosa più importante. Tra le cose più importanti. Bravissimo. Quindi con questo protocollo che abbiamo elaborato, comunque c'è un protocollo preciso che l'abbiamo inserito all'interno dei nostri corsi. Nel corso... Ok, qui si parla di Auto Trading Challenge, che è questo corso introduttivo al trading automatico, introduttivo anche al software Strategy Quant. Si sta realizzando un pochettino alla volta. Il mio obiettivo di mettere molte competenze relativamente alla parte teorica di trading automatico qui nel canale YouTube, appunto, che si chiama Auto Trading Challenge, e quindi ti invito ancora una volta di mettermi piace a questo video se ti è piaciuta e se ti piace questa intervista, e di iscriverti al canale, così mi aiuterai, insomma, a diffondere il trading automatico nel mondo. Sul gratuito che si chiama Auto Trading Challenge c'è una piccola sezione di questo protocollo, ma che ti permette già di estrapolare delle strategie, diciamo così, abbastanza robuste, per cui che non fanno grossi danni, diciamo così, ma che comunque Auto Trading Challenge, vuol dire proprio sfida, è la sfida per la quale tu parti da zero senza sapere niente, anche di trading, non solo di trading automatico, anche di trading discrezionale, e ti faccio... e ti porto in una settimana, in 6 lezioni, ad avere il tuo piccolo pacchetto di strategie inserito nella MetaTrader, che lavorano lì 24 ore su 24. No, tutto chiaramente gratuito. E grazie, Gian. Per cui dopo c'è lo sviluppo, dopo c'è il corso proprio su Strategy Quant, che dura un mese, insomma, sono... Ormai abbiamo già passato la 100ª lezione, ci sono più di 100 lezioni all'interno di questo corso, quindi c'è un mare di roba, c'è da studiare... Tra tantissimo. No, è io che pensavo fosse tutto più facile, però... automatico, invece mi dici che è peggio. Esatto, però alla fine di questo corso hai la capacità di gestire i tuoi expert advisor, hai la capacità di comunque far funzionare Strategy Quant in maniera professionale, e avrai un sacco di competenze, hai la capacità di crearti un tuo primo portafoglio di strategie,
e potendolo chiaramente dopo lavorare all'interno della MetaTrader e lavorare all'interno appunto delle caratteristiche e delle performance del tuo portafoglio, perché il trading automatico non è avere una strategia che faccia che diventa il bancomat tuo personale, ma avere tantissime strategie, più ne hai meglio è, per creare una performance generale la più costante possibile. Magari poco, ma costante. Noi siamo per il poco, ma costante. Dopo ad accelerare, dopo ci pensa ognuno per sé. Questo concetto, permettimi Andrea, che tu stai definendo, è veramente importante. Io definirei quasi cruciale per il successo nell'attività del trading, anche nel trading. È un po' come quel... visto che siamo tutti piccoli, medi, grandi imprenditori in questo mestiere, perché avere un'attività di trading è l'equivalente di avere un'attività, un'azienda, un imprenditore, uno che lavora in proprio, non può avere una sola, provate a chiederlo, no? Anche al semplice commerciante, se ha una sola strategia per trovare i suoi clienti, una sola strategia per vendere il suo prodotto. Ma vi faccio un esempio veramente banale, perché quello che ci sta dicendo Andrea è di un'importanza veramente assoluta nel settore del trading online. Io stesso, quando facevo il commerciante ortofrutticolo, molti di voi lo sanno che io nasco commerciante ortofrutticolo per tanti anni, l'ho fatto in proprio. E Gian è sentito, è sempre grande nei suoi commenti e nelle sue osservazioni relativamente al mercato e al portafoglio. Dentro il mio negozio avevo lo stesso prodotto, udite udite, lo stesso prodotto, ma lo vendevo in un certo modo a determinati clienti, lo vendevo in un altro modo ad altri clienti. In vetrina lo stesso prodotto era posizionato in un determinato modo e aveva un prezzo, lo stesso prodotto magari messo lì con un prezzo diverso attirava altri clienti. Questo non è disonestà del comportamento del commerciante, ma è il suo tentativo di andare incontro alle esigenze di clienti diversi, quindi di avere delle strategie operative diverse, che poi alla fine, quella mattinata in cui non arrivava il cliente facoltoso, riuscivo a recuperare gli incassi con le vendite di quel prodotto destinato, lo stesso prodotto ma destinato a un cliente diverso e viceversa. Quindi alla fine le giornate riuscivo a portarle a casa proprio perché avevo, questo è solo un esempio molto semplice, questa duplice strategia di vendita dello stesso prodotto, tra l'altro, notate. Quindi è veramente importante quello che ci sta dicendo, un portafoglio di strategie, un approccio ai mercati che preveda diversi metodi. Esatto, bravo Giamano, proprio così. È chiaro che questa è una, adesso parlando anche del trading, questa è una specializzazione, ok, il trader automatico. È chiaro che noi ci rivolgiamo, oltre a quello che è la gestione in autonomia delle proprie risorse, delle proprie finanze, quindi chiaramente come strumento è già assolutamente sufficiente per gestire le proprie finanze, insomma i propri risparmi, parte dei propri risparmi, perché comunque, come adesso ripeto quello che ha detto Gianmauro, comunque anche i risparmi vanno gestiti in maniere diverse, quindi una è quello che è il trading diretto e quindi l'attività diretta sulle proprie finanze, e altre, anche ci sono anche altre possibilità di gestione, una diversificazione del tuo portafoglio, quindi oltre al finanziario, assolutamente anche, sì, anche le pietre preziose, insomma ognuno dopo trova io mi sono comprato una stalla con un bellissimo prato attorno. Bravissimo. Sei invitato naturalmente presto. Esatto, quando avrei fatto il forno per le pizze allora. Ok, però bisogna comunque essere, anche in un approccio del mercato del trading, bisogna essere comunque un trader automatico completo. E quindi tutta quella parte tradizionale che ancora è molto presente e molto efficace, comunque viene sviluppata nei nostri corsi. E quindi il corso successivo, infatti,
è il master training automatico, che è un percorso ancora più duro, ancora più dove c'è ancora da studiare ancora di più, che dura addirittura 5 mesi. Sono 3 lezioni alla settimana live, possono registrate, ma ci sono delle coaching minimo settimanali live, dove si studia quello che si è imparato nelle lezioni precedenti. E lì vai proprio a studiare la programmazione del training system, per cui proprio il linguaggio dell'expert advisor, che è un linguaggio particolare, insomma, fatto tutto a codici. Anche là andiamo allora a, se prima i mercati non li guardavamo, adesso andiamo a vedere un po' i mercati, ma non tanto il singolo movimento, ma qual è la caratteristica principale del mercato. E dopo vai a studiare molto anche altri strumenti che sono del trading, per cui quelli che sono gli oscillatori, gli indicatori, i pattern, eccetera, perché comunque ci danno molte possibilità di individuare dei segnali. Quindi si mette tutto insieme attraverso anche lì un protocollo, una strategia che è stata elaborata nello specifico da Claudio Sesto, che fra un po' vi farà vedere anche in altre forme didattiche. Insomma, stiamo preparando delle cose veramente molto belle. E abbiamo questo protocollo che, attraverso l'analisi, attraverso la scrittura e attraverso il testing, porta le proprie strategie ad essere delle strategie assolutamente robuste che da mettere a mercato. Quindi ci sono queste due vie, l'approccio sistematico e l'approccio, diciamo, tradizionale. Siamo partiti con l'approccio sistematico perché è, tra virgolette, il più facile, perché c'è un software che ci dà una mano grandissima per quanto riguarda l'elaborazione e la scrittura delle strategie. Per quello l'abbiamo messo all'inizio e perché comunque incomincia a farti lavorare secondo una certa forma mentale, che è proprio quella del trader automatico. Fantastico, fantastico. Andrea, io davvero, di nuovo, non so come ringraziarti per questa tua presenza, per quelle cose che ci hai condiviso. Domani avremo certamente un altro ospite e quindi di nuovo grazie, grazie Andrea, e a prestissimo. 456 comunque live da Missione Libertà Live. Noi ci vedremo lì. Assolutamente. Grazie Andrea, grazie di nuovo. Ciao, grazie ciao, a tutti. Grazie ciao. A te, grazie a te. Ciao Andrea, ciao ciao. Grande intervista. Ringrazio Gian per avermi dato l'opportunità di poter condividere con chi ci ha ascoltato, sia in quell'intervista in diretta, sia anche in questo canale YouTube, per avermi dato appunto la possibilità di condividere questi elementi e questi contenuti sul trading automatico, che sembrano così semplici, ma sono assolutamente importanti, perché queste sono le basi del trading automatico. Ringrazio ancora Gian per avermi messo a mio agio e mi ha agevolato nella presentazione di questi contenuti molto importanti. Scrivi nei commenti cosa ti è piaciuto, metti un like al video, iscriviti al canale, basta. Okay. Sigla!